Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Dove siamo? Vi starete chiedendo. A mare, in mare, al mare. Siamo nella ridente Mondello, classica località balneare palermitana, comunemente conosciuta per Angela da Mondello. Non ce n'è Covid! E non per le sue bellezze multiple, tipo l'acqua stupenda che c'è in questo periodo dell'anno. Tuttavia, oggi sono qui per voi perché volevo fare un fuck, volevo rispondere a delle domande in maniera un po' alternativa. Ho deciso di farlo in mare. L'idea è interessante? Probabilmente no. Per fare un video diverso? Assolutamente sì. Raga, ma prima di passare al video voglio parlarvi di Opera, un browser web rivoluzionario dedicato a noi nerd e fan di tecnologia. Non ci credi? Te lo spiego io. Basta con i soliti browser noiosi, lenti, dove bisogna installare 200 cose per fare anche solo una semplice operazione. Grazie a Opera moltissime cose possono essere eseguite solamente tramite un click. Ad esempio, una delle cose più importanti di quando si naviga in rete è la sicurezza. E solitamente quando vuoi essere sicuro sul web devi installare una VPN e altri servizi, ma in Opera ci basterà andare nelle impostazioni, funzionalità e abbiamo una VPN totalmente gratuita integrata all'interno del browser. Raga, ammettiamolo, ormai tutti utilizziamo ChatGPT e ormai fa parte della nostra quotidianità, insomma. Grazie a Opera, in un solo click potremmo accedere a ChatGPT. Ci basterà andare sulla nostra sidebar qui a sinistra, cliccare ChatGPT e in un solo click abbiamo la nostra intelligenza artificiale pronta a risponderci. Super facile. Ma non è tutto, ragazzi miei, non è ancora tutto. Un'altra funzione che adoro di Opera è la possibilità di continuare a guardare i nostri video preferiti mentre stiamo navigando sul web. In che senso? Ad esempio, stiamo guardando questo bellissimo video, nel frattempo vogliamo andare, non lo so, su Amazon, ipotizzo. Come potete vedere, qui in basso si è aperto in piccolo il nostro video che continua a scorrere. Nel frattempo noi possiamo andare a fare i nostri acquisti su Amazon senza perdere comunque nessun secondo nel nostro video preferito. Quindi ragazzi, queste erano solo alcune delle funzioni di Opera. Se volete scoprire tutte, vi invito a seguire il link qua sotto in descrizione e abbandonate quei browser vecchi. Rimarrò qui in acqua perché oggi la giornata è particolarmente temperata. Iniziamo. Nel frattempo capite che la situazione per registrare questo video è un po' criptica, un po' grave. Ci saranno schizzi d'acqua ovunque, tra poco li picchio, potrebbe essere un'ottima idea. Ma passiamo alla prima domanda, super gettonata quest'oggi. Cosa ne pensi della morte di Silvio Berlusconi? Allora, sicuramente dispiace, è morto comunque un uomo, ci ha lasciato un uomo che nel bene o nel male ha lasciato il segno in Italia, senza ombra di dubbio. Lo stimo come imprenditore, come sognatore, come pensatore, un po' meno forse come persona. Certamente dispiace, è comunque morto un pezzo e un pilastro della storia, se così vogliamo dire, italiana. Quindi, senza ombra di dubbio, raga, dispiace, a prescindere comunque se n'è andato un uomo. Un altro utente mi chiede quando uscirà la prossima puntata di Make It Big. Non lo sappiamo, assolutamente, perché è una serie un po' così, cangiante. Esiste quando pensiamo le cose da fare in grande. Al momento beccatevi questo grande mare. Ho questa grande piscina, visto che l'acqua è abbastanza cristallina. Ecco, abbiamo fatto una piscina in grande, il mare, bellissimo. Comunque in questo video risponderò in maniera molto molto ironica, se non si fosse capito. Ho appena rimproverato un bambino che ci spruzzava con una pistola d'acqua. Questo è anche il bello del fare questi video. Ma passiamo alla prossima domanda. L'utente mi chiede: comprerai una moto? Ci sto pensando. Marika ha fatto una faccia un po' strana. Più che moto vorrei comprare la Talaria Sting, quella elettrica, che è molto bella, a me piace un sacco. Le moto non mi piacciono tantissimo, tipo le moto da corsa o comunque moto. Per comprare la Talaria Sting, perché è molto interessante e molto divertente. Per fare delle endurate enduristiche con X-Mori Pounds. No? Marika è totalmente in disaccordo. Quindi per cui taglio il discorso prima che mi annega e andiamo avanti con la prossima domanda. Riporterai su YouTube qualche serie di Minecraft con X-Mori? Ragazzi, Minecraft l'ho riportato e come avete visto purtroppo l'ho interrotto perché, non mi nascondo nel dirlo, faceva poche views. E quindi non mi conveniva pubblicare, continuare a produrre quel contenuto. Era controproducente sotto un certo punto di vista, perché creare un contenuto che si guarda solo io, il mio montatore e probabilmente mia madre. Non mi conveniva. Le prime puntate di Ocean erano andate molto bene, le altre un po' meno. Quindi per cui ho deciso di stopparlo. Non vi nego che vorrei comunque continuare a portare Minecraft, perché è proprio un contenuto e un gioco che a me piace giocare e creare. Però devo capire, devo fare un attimino di mente locale, devo studiare qualche serie magari che potrebbe andare sul mio canale, visto che comunque non porto Minecraft da tanti anni. E questa è anche una cosa un po' che mi ha penalizzato col tempo. Anche se io su YouTube sono nato con Minecraft, come potete ben sapere. Quindi, non lo so. Nel caso abbiate un po' di nostalgia, andatevi a vedere i video vecchi e se volete recuperatevi le 4 puntate di Ocean, che secondo me erano molto belle. Nel frattempo mi hanno riconosciuto, un saluto, e mi chiedono: ci sarà una seconda stagione di Tre Uomini e un Camper anche al di fuori della Sicilia? Serie che potete trovare chiaramente sul canale del buon X-Mori Pounds, mio esimio collega. Tuttavia, penso proprio di sì, perché la prima stagione sta andando molto bene. Non vediamo l'ora di registrare una seconda, probabilmente sarà in giro per l'Italia. Sopravviveremo? Probabilmente no, visto come è andata a finire la prima. Voi ancora dovete vederlo, ma abbiamo fatto cose veramente impossibili. Però
Se siete curiosi, andatevi a recuperare le prime due puntate sul canale di Xmurri e più supporterete quella serie, più probabilmente ci sarà una seconda stagione. Quindi sta a voi decidere il destino della serie. L'acqua un po' fredda, non eccessivamente. Mi sono un attimino allontanato perché volevo fare la pipì, ma ho scoperto di avere un problema. Non riesco a farla in acqua. Cioè, il mio... si chiude, come ve lo devo dire, non lo so perché. Prossima domanda: c'è qualche youtuber italiano che ti sta antipatico? Tutti. No, non è vero, ci sono youtuber che mi stanno antipatici sicuramente. Pochi rispetto al panorama e al parco youtuber italiani, però davvero pochi in realtà. Mi piacerebbe collaborare un po' con tutti, ma nessuno collabora con me. Sono una persona triste e sola. Un altro utente ci chiede: quanto ci si mette ad editare un video? È una domanda a cui io ad oggi non posso rispondere perché c'ho un dipendente, ecco, se così vogliamo chiamarlo, che mi monta e mi aiuta nel montare codesti video, anche questo che state vedendo in questo istante. Fatto sta che quando li montavo io ci mettevo tipo dalle 3 alle 4 orette massimo, poi dipende anche dalla tipologia di video. Però se volete una risposta certa, una risposta più precisa, passo la parola al mio montatore, che credo non sia al mare. O forse sì, magari si mette un green screen, non lo so. Parola al montatore. Ciao Giampi, grazie per la parola. Anch'io, come puoi ben vedere, sono a mare. No, in realtà no, sono nella mia cameretta editare come uno stronzo. Generalmente per un video normale ci posso impiegare dalle 2 alle 4 ore, mentre per i video un pochino più complessi fino alle 8 o alle 10 ore. Adesso torno la parola a te. Continuo qui perché mi sta venendo un'insolazione mentre ero all'interno dell'acqua e sentivo caldo, cioè o mi facevo il bagno o registravo, le cose sono due. Ho optato per la seconda. Ma continuiamo con le domande. Dopo quanto vi siete baciati tu e Marika? Per questa domanda farò rispondere lei. Dopo 3 ore. Io avrei detto 2 ore, ma va bene lo stesso. Ah sì, il film perché siamo andati al cinema, più la passeggiata con mano manina. No, non avevamo mano manina ancora. No, no, però il bacetto gliel'ho dato quando l'ho lasciata sotto casa, da bravo marpione, ecco, un bravo rimorchiatore. Oh, una domanda super ed estremamente attuale, ma un ordine su Temu. Temu è il Wish del momento, diciamo, un sito che sta spopolando in questi giorni, e da bravo consumista ovviamente l'ho voluto provare. Ho fatto un ordine, ho comprato delle cose davvero molto strane che vedrete, sono cose che non vedrete negli altri canali, anche perché sono l'unico possessore al mondo in Italia di quell'oggetto. Poi vedrete di cosa si tratta. Comunque sì, ho fatto un ordine su Temu, ho speso tipo 50-60 euro, ho comprato un sacco di stronzate. Arriveranno presto, spero. Cosa hai pensato di Murri la prima volta che l'hai visto? Che era uno sfigato, raga, devo pensare. L'ho salvato, cioè l'ho preso proprio dalla strada, come tipo un animale randagio lì, proprio l'ho preso dalla strada, l'ho abbandonato e l'ho messo nel benessere. Il nostro primo incontro non è stato qua? Il nostro primo incontro è stato proprio a Mondello e lui mi perculava perché io giocavo ai videogiochi. Poi l'ha iniziato a fare anche lui, ci ha fondato una carriera, adesso è più ricco di me. C'è stato un problema di percorso negli anni, non si spiega questa cosa, però è successo. Cosa ne pensi del nuovo Apple Vision Pro di Apple, ovviamente? Il signore dietro con un pantalone costantemente messo con le mani perennemente in ritardo. Tipo così? Sì. Fungerà da sfondo, è bello. Cosa ne pensi del nuovo Apple Vision Pro? Un bel prodotto, super interessante. Sicuramente lo comprerò non perché mi interessa il prodotto, perché secondo me la realtà aumentata ancora è molto acerba, ma semplicemente per realizzarci dei contenuti e per farci dei video. Però sicuramente è molto innovativo. Mi triglia l'autonomia della batteria tipo di 1 ora e mezza, che non ha senso, perché hanno spacciato tipo la cosa: ah, ti metti lì in aereo, ti guardi un film, 1 ora e mezza di autonomia, manco ti guardi Avatar, ad esempio, manco il Titanic, tipo guardare, o il 90% dei film che esistono al mondo. Però sicuramente è un gingillo figo. Apple sicuramente avrà reso questa tecnologia più matura, però vedremo quando lo proveremo, ovviamente, come funzionerà e cosa si potrà fare. Questa domanda è super interessante ed è la penultima, tra l'altro. Quanto vi ha fatto guadagnare Business Maker in ambito di video postati su YouTube? È una domanda super interessante, non ho mai calcolato effettivamente quanto una serie mi abbia fatto guadagnare su YouTube, proprio con la monetizzazione del video. Quindi per cui do la parola al Jumpitech del futuro e faremo un conteggio insieme. Ciao raga, sono il Jumpitech del futuro, grazie al Jumpitech del passato per avermi dato la linea, gentilissimo, spero che al mare ti stai divertendo. Ho fatto il conto monetario di tutti gli episodi di Business Maker, quanto ho guadagnato effettivamente con gli ADV su YouTube. Qui ho filtrato tutti i video di Business Maker, sono in totale 23 video, di cui una puntata era il FAQ, che era questo qui, tutta la verità su Business Maker, e poi l'altro era l'episodio bonus dello studio di Business Maker, perché come potete vedere non l'ho conteggiato come puntata, quindi passiamo da 18, poi 19 e così via. Ma effettivamente quanto ho guadagnato? Ho fatto un calcolo, chiaramente con la calcolatrice, e il risultato è strabiliante. Non pensavo uscisse questa cifra, ma ecco quanto ho guadagnato. In totale, con Business Maker, tramite YouTube, mi sono portato a casa, poi chiaramente da tassare tutto, 13.807 euro lordi. Non pensavo uscisse una cifra così alta, sono sincero, è un botto, non me l'aspettavo, quindi GG. Grazie Jumpitech del passato, ma adesso ridiamo la linea al Jumpitech del
passato. Grazie Giampitec del futuro, super gentile. Ma adesso passiamo all'ultima domanda di oggi. Suoni o suonavi qualche strumento musicale? Bene ragazzi, io ve lo devo dire, non ve l'ho mai detto, ma suonavo al conservatorio. Cosa ridi Marika? Cosa stai ridendo? Anzi, fammi la domanda Marika. Scusa, che cosa suonavi? Il citofono. Una battuta bruttissima, orrenda. Ed è con questa battuta bruttissima, orrenda che si conclude questo video. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, questo raccapricciante video fino alla fine. Probabilmente adesso mi riandrò a fare un bel bagno, perché sto sudando come un maiale per registrare questo video nonostante io sia all'ombra. Incredibile come nessuno si sia triggerato e mi stia guardando male. Forse abbiamo sdoganato questa cosa o sono in un covo di turisti. Ecco perché sono qua in mezzo. Oggi mi va di fare l'occhiolino, non so, ci picchiava, giuro che faccia così. Ci vediamo a un prossimo fantasmagorico video e grazie per avermi fatto compagnia in questa mezza giornata di mare insieme a voi. Ciao, buona estate a tutti voi. Venite a Mondello che è bella.